Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, è tornata la mia amica problematica, quella dei mille sollevamenti, e niente, andiamo a smontare e a rifare. Stavolta, come avete visto dall'immagine di copertina, facciamo un baby boomer. Il video di queste unghie è sul canale, quindi ve lo lascio in alto a destra. E qui c'era, vi ricordate se l'avete visto, qui c'era l'acrygel glitterato. E grazie al metodo, diciamo, che ho adottato, non è stato così difficile toglierlo, perché questi acrygel glitterati, perlomeno questi in particolare, diventano cemento, cioè praticamente con la fresa anche è difficilissimo toglierli. Invece facendo in questo modo, che vi ho detto nell'altro video, è andata bene, è andata benissimo. Ok, allora sto abbassando il vecchio prodotto. Ci sono dei sollevamenti, perché ci sono, li vedete, però sono quei sollevamenti che stanno lì e non, come dire, non si sentono, perlomeno lei non li sentiva. Sono quei sollevamenti che non ti fanno alzare l'unghia e ti si piega l'unghia. E sarebbe meglio ovviamente che non ci fossero, ovviamente non ci dovrebbero essere, però qui, come vi ho già raccontato in tanti altri video, c'è una situazione particolare e quindi io ogni volta vado a provare, eccetera, eccetera. E questa volta ho utilizzato un altro primer acid free che non avevo, non so perché non ci avevo pensato prima. Ogni tanto, boh, ogni tanto la testa fa strani giri. E vabbè, e adesso ho utilizzato l'Ultra Bond Primer, quello di BSN, quello appiccicoso, quello denso, quello con le vitamine. Vediamo quando ritornerà. Comunque, tolto ovviamente tutti i sollevamenti perché c'è da toglierli. Diciamo che quando l'unghia è sollevata in quel modo viene via da solo, senza neanche andare a toccare troppo l'unghia naturale, quindi è già sollevato e in teoria non creiamo troppi danni all'unghia naturale, però se non ci fossero ovviamente sarebbe molto molto meglio. Comunque, preparazione dell'unghia con il sanding bands. Con il sanding bands vado a togliere anche eventuali piccoli sollevamenti, che preferisco non andare a insistere con la punta carbide, perché insomma può andare abbastanza in profondità sull'unghia naturale la punta carbide. So che dopo con il sanding bands riesco ad abbassare quelli piccolini, e quindi va bene, faccio in questo modo. Dopodiché vado con la punta diamante, quella cono, come la chiamo questa? Piramide, boh, non so. Questa cono un po' più grande, sempre di BSN, e poi cominciamo tutta la preparazione.
Allora, nel bicchierino a cuore con il suo coperchio vado a mettere la Polyshape. Sia il bicchierino che la Polyshape sono di BSN, ve l'ho fatto vedere in un ultimo haul che ho spacchettato in diretta. E questo è il nail prep e poi eccolo qua, Ultra Bond Primer non acido, ed è quello con vitamine ed è un pochino abbastanza più denso di quell'altro. Mi sono accorta quando l'ho cambiato, che ho messo questo nuovo, che effettivamente quando è arrivato alla fine si era abbastanza addensato quello vecchio che ho buttato, e appena aperto invece non è così denso. Secondo me con l'aria un po' come lo smalto, no? A forza di apri e chiudi e un pochino si addensa. Comunque mi trovo benissimo con questo prodotto, soprattutto per sistema acrilico, e adesso vedremo, non so perché non ci ho pensato prima, ma io veramente dico, a volte la testa si blocca, e vediamo se quando torna la prossima volta mi aiuta un po' di più questo primer. Ripeto che qui la questione non sono i prodotti, è lei. Qui il problema è lei, perché c'è una situazione particolare e le ho sempre fatto le unghie e ci sono tantissimi video sul canale con lei e non succedeva questa cosa prima di scoprire una determinata situazione di salute. Comunque andiamo a fare il nostro baby boomer e con il polygel in tubo sempre di BSN, questo avete visto è il colore white, è un bellissimo bianco, vado a fare appunto quello che si fa col baby boomer, faccio prima la parte bianca e vi racconto anche che non mi sono, di solito io per fare il baby boomer utilizzo questo e il sempre il polygel in barattolo di BSN, quello in tubo polygel si chiama Delicate Rose, mi piace tantissimo quel rosa perché è molto coprente ed ha un rosa che a me piace molto 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 tanto. Quindi nella mia testa io pensavo che sarei andata ad utilizzare quello e fate caso che non ho sfumato per niente bene il bianco. Perché? Perché quel Delicate Rose mi aiuta tantissimo a coprire, a sfumare, è veramente coprentissimo. E quindi io non sono stata a preoccuparmi troppo della sfumatura del bianco verso il giro cuticole perché tanto andavo a usare quel prodotto. Invece poi abbiamo cambiato idea, quindi tenete da parte questa informazione. Comunque faccio tutte e 10 le dita in questo modo e poi passiamo alla parte rosa. Ok, dalla foto che mi ha portato, il colore che si avvicinava di più era questo qua dello Skin, lo Skin sempre di BSN, di quelli in barattolo, ma vi ho detto tantissime volte che questo colore è spettacolare, è bellissimo, ma non ha la coprenza che ha per esempio il Natural, sempre di quelli in barattolo, oppure del Delicate Rose, che è quello nel tubo. Quindi il colore è bellissimo. Per fare questa cosa sarebbe stato molto molto meglio se il bianco fosse più sfumato, perché qui praticamente non è per niente sfumato. Infatti, come vedete poi nel pezzo dove il bianco e il rosa si incontrano, diciamo che la sfumatura non è delle migliori. Però va bene, è andata così. Quindi questo Skin è veramente, ha un colore bellissimo, perché io lo trovo un rosa freddo. Però per fare questa cosa, se il bianco non è sfumato bene sotto, si può intravedere questa, insomma, la questione, che poi in alcune unghie lo noterete anche voi, ma insomma ormai era fatta e non di certo non... Come dire, non è che potevo andare a fare i miracoli, e quindi l'abbiamo tenuto in questo modo, ma devo dire che comunque alla fine il risultato finale è bello, ci è piaciuto molto. Però sono quelle piccole cose che magari noi percepiamo, no? E quindi va bene, quindi consiglio, se volete usare lo Skin per
andare a sfumare o creare il baby boomer, sfumatevi molto bene il bianco sotto prima. Ecco, poche parole. Ok, allora anche qui tutte e 10 le dita sono tutte uguali, quindi vado a... Tra l'altro, ecco qual è anche la questione, che io non uso troppo prodotto, non uso troppo rosa, perché dopo vado ad incapsulare. Io mi trovo bene a fare in questo modo. Probabilmente utilizza, anche se non credo che utilizzando molta più quantità, io vado ad incapsulare perché così mi assicuro la sfumatura in fase di limatura, perché è probabile, è possibile che durante la fase di limatura poi mi vado a mangiare la sfumatura e allora lì piovono santi dal cielo, come dire, e quindi io incapsulo. Dovendo incapsulare, di certo non posso fare degli strati troppo grossi sotto, altrimenti viene su un panettoncino, e quindi ecco anche questo. Comunque non vado troppo di spessore, troppo spessa, e poi andrò ad incapsulare con un clear. Quindi adesso vi lascio a questa fase qui, che un altro consiglio che vi do è quello di non perderci troppo tempo a fare questa cosa, nel senso che secondo me più ci stiamo, più cerchiamo, vogliamo fare la sfumatura precisa. Voi fate una riga orizzontale con il cover, una riga orizzontale sopra all'attacco del bianco, dove sta proprio l'inizio del bianco. Dopodiché questa riga sfumate con la punta del pennello, sfumate semplicemente il bordo di questo cover, solo il bordo dovete sfumare, perché se volete sfumare dalla cuticola è un casino. Invece voi toccate con la punta del pennello solamente il bordo, ed io mi faccio una riga orizzontale, porto il cover tutto alla stessa altezza e poi con la punta comincio a sfumare e mi porto giù il rosa fino a morire, in modo che questo rosa non mi copra il bianco, perché ecco appunto la questione è questa. È più facile di quello che sembra. Ok, allora giustamente adesso mando in lampada e poi mi vado ad incapsulare tutte quante con un acrigel trasparente clear, ma tranquillamente se volete, se vi piace, potete andare ad incapsulare anche con il gel. Tranquillamente si possono i due prodotti combinare ed utilizzare insieme, non c'è nessun problema. Thank you.
Allora, dopo aver passato la punta sotto per togliere la sua unghia naturale e cominciare ad abbassare il prodotto in punta, ho passato la fresa, quella cilindro XF. Qui non ho capito, devo aver fatto confusione con le clip e ho cancellato tutta quella clip. Quindi ho passato la fresa su tutte e cinque le dita, la mia cilindro extra fine, e adesso sto finendo di rifinire la limatura, e con la punta ho tolto il grosso, come dire. Quindi con la lima, questa è una 150-150 da tutti e due i lati, ha la stessa grana questa lima, anche lei lo vedete, è inciso sulla lima, è stampato il logo di BSN, e è molto comoda perché ha il centimetro. Avete visto che ho preso la misura delle unghie con questa lima, molto molto comoda questa cosa, devo dire, in effetti. Quindi va bene, mi faccio un po' di limatura, togliendo tutti i vari spessori, cercando di stringere il più possibile queste unghie, perché le vuole giustamente non square ma più verso una coffin. E niente, poi andrò con la mia piccolina a pulire il girocuticole e a finire di pulire sotto l'unghia, perché la prima punta per pulire sotto l'unghia che ho usato non arriva bene fino in fondo, giustamente è un po' più cicciotta, e invece poi la piccolina riesce ad arrivare bene sotto. Faccio insomma un ripasso un attimino per togliere eventuali cose che non ho tolto prima. E dopodiché abbiamo finito, metto degli strass negli anulari, e poi, non abbiamo finito, perché vado, va bene, vi lascio e vi vedo più avanti. Allora, prima di fare una passata con questo semipermanente di moda unghie che si chiama Latte Rosé, vado a mettere un goccio di primer acid free nel girocuticole. Questo passaggio non è obbligatorio, ve lo dico sempre, sono anni che ve lo dico, a me piace farlo perché mi dà più sicurezza di adesione nel girocuticole. Quindi faccio una passata con questo latte rosé, che è un rosa abbastanza sheer, sempre dalla foto che mi ha fatto vedere lei,
si vedeva un po' più così, come poi sto facendo, e quindi ho voluto mettere, ma di solito anche non lo faccio, voglio dire, in genere non vado a mettere niente sopra. Diciamo che in questo caso mi è stato anche comodo perché c'era questo problemino della copertura, non è coprente questa semipermanente, però insomma un po' ha confuso un po' meglio tutta la situazione. Adesso sì, dopo che ho finito di fare questo vado a mettere degli strass e poi sigilliamo e poi il lavoro è terminato. Solo nel anulare appunto stiamo mettendo gli strass che sto utilizzando, ve li ho fatti vedere anche loro nel haul spacchettamento che vi dicevo prima, sono di Michel Nails e non sono come gli Swarovski, ma sono buoni, devo dire abbastanza buoni, come gli Swarovski ancora non ci siamo, non lo so, non sono riuscita a conoscerli, per ora non li conosco. Comunque, sì, diciamo che abbastanza buoni questi strass. Bene, andiamo a sigillare. Qui ho lasciato questa parte per farvi vedere come faccio con i pollici. Io mi tolgo prima i pollici, quindi ho fatto, anzi no, qui con lei l'altro pollice non lo faccio perché ha un problema quel pollice, quindi lo lasciamo senza prodotti sopra. Però il pollice lo faccio in questo modo, lo faccio da solo e lo faccio prima, ma per una mia questione personale, cioè non è che c'è una regola, anche se io seguo una specie di regola, perché metto prima il pollice da solo e poi quando va tutta la mano dentro il pollice continua la sua polimerizzazione. Io seguo, come dire, questo pensiero. Metto il prodotto e giro solamente il pollice. Adesso vi faccio vedere, perché tutte le giro, ok, giro il pollice, aspetto qualche secondo e poi vado a lo mando in lampada, insomma prima una mano e poi l'altra, vabbè questo lo sappiamo. Faccio qui la stessa cosa, metto il sigillante e poi faccio girare la mano. Questa cosa la faccio praticamente sempre, mi piace di più l'effetto finale. Il sigillante è lo step finale molto importante, che può aiutarci a coprire qualche magagnetta oppure ci può andare addirittura a rovinare un bel lavoro fatto prima. Quindi il sigillante non è proprio diciamo, mi sbrigo, metto il sigillante e via. Insomma, anche il sigillante secondo me ha il suo perché. Comunque, questo è il lavoro finito. Questo è il lavoro finito. Il baby boomer è sempre lui, è sempre bello, assolutamente. Non mi fa più paura come mi faceva paura una volta. Spero anche a voi. Insomma, questo io preferisco farlo con acrigel o con acrilico. Con il gel proprio non ci penso proprio di farlo. Questo è il risultato finale, io spero che vi sia piaciuto. In alto a sinistra ci sono tutti i miei social, grazie mille per i like e i commenti che mi lasciate giù nell'info box. E che emoji mettiamo sotto a questo video nei commenti? Non lo so, quello che volete, un emoji a vostro piacimento. Un bacio grande grande, ci vediamo alla prossima e ciao!